nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Santo Spirito, vieni per Maria. San Disma, buon ladrone, prega per noi. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli, abbiamo visto nella scorsa catechesi su Maria Corredentrice, abbiamo visto un po' i falsi argomenti dei nemici di Maria Corredentrice. Adesso, in prossimità, nel corso della Settimana Santa, vediamo invece un personaggio, quel personaggio della Sacra Scrittura, quel personaggio storico, quel santo del paradiso, che è stato il primo consolatore di Maria Corredentrice. Pianto veramente con dolore nel vedere tutte le insulsaggini che si dicono contro questa prerogativa della Madonna. Io ripeto, rivoglio dire la mia confessione di fede di Maria Santissima, Madre di Dio, Immacolata Concezione, sempre Vergine, Corredentrice, Mediatrice di tutte le grazie, Assunta in Cielo, Regina dell'Universo, Madre della Chiesa. Ecco, tutte le generazioni, come dice lo Spirito Santo, diranno Beata Maria, e io, benché peccatore e indegno, però mosso dalla grazia, io voglio confessare, io voglio fare parte di quelle generazioni che dicono Maria Beata, e ho tanti peccati, ma non voglio avere quello di tacere le grandi cose che Dio ha fatto nella Madonna Santa. Voglio obbedire allo Spirito Santo che ha ispirato alla Madonna Santissima il Magnificat. Fecit mihi magna qui potens est, ha fatto in me grandi cose. La Madonna non si è appropriata di niente, non ha rubato niente, non ha preso niente. È il buon Dio, è Gesù che ha associato a sé alla Madonna, che è il buon Dio che ha dato un sacco di doni, e a questi doni la Madonna ha detto sì a ciascuno. Chiaramente non si è mai lodata da se stessa, ma se lei non dice lei tutto quello che ha, ma dice semplicemente grandi cose, fate in me l'Onnipotente, non è vietato a noi, anzi è per noi un dovere andare a investigare nella Sacra Scrittura, nel sentire dei santi, nella storia della Chiesa, quali sono le grandi cose che ha fatto il Signore con la Madonna Santa. E la Madonna, e quindi è tra le grandi cose della Madonna che il Signore ha fatto nella Madonna Santa, c'è l'averla associata in modo particolare alla redenzione. Quindi Gesù è l'unico redentore in senso pieno, e assieme però Gesù ha voluto associare la redenzione la Madonna Santissima. Per questo c'è un redentore e una co-redentrice. Ecco, adesso vorrei, in questa settimana, vedere, cioè da un lato contemplare il dolore della Madonna Santa, un dolore enorme, un dolore grandissimo, e vedere in questo dolore chi è che è stato dalla parte della Madonna, chi in quella terribile sofferenza che è stata la passione di Gesù Cristo, chi ha dato alla Madonna una grandissima consolazione. Perché? Perché dobbiamo poi seguire le orme. Allora, adesso rendiamoci conto un po' del grande dolore, diciamo, che ha avuto la Vergine Santissima. Allora vediamo un po' la Scrittura, la Sacra Scrittura, come descrive il dolore della Vergine Santissima. Lamentazioni 1:12. O voi tutti che passate per la via, considerate se c'è un dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta e con cui il Signore mi ha punito nel giorno della sua ira ardente. Allora, il santo profeta Geremia, autore di queste lamentazioni, che cosa dice? Raduna voi tutti che passate per la via. Chi sono questi? Vengono radunati qui misteriosamente i popoli di tutte le epoche, di tutte le nazioni.
O voi tutti che passate per le vie, quindi antichi assiri, babilonesi, romani, persiani, popoli, tutti popoli, popoli del passato, del presente, del futuro, uomini, i 6 miliardi che ci sono adesso, i miliardi di uomini che ci saranno in futuro, uomini che avete attraversato la storia, che siete vissuti su questo pianeta da Adamo fino ad oggi, o voi tutti che passate per le vie di questo mondo, considerateci, guardate bene, cercate di capire, considerate. Come la Madonna che considerava nel suo cuore e meditando tutti i misteri del figlio, noi dobbiamo soppesare nel nostro cuore che cosa? Guardate se c'è un dolore simile al mio dolore, al dolore che mi tormenta, con cui il Signore mi ha punito nel giorno della sua ira ardente. E allora vedete, il dolore che tormenta è la Vergine Santissima, la Madonna Santa, con il quale, vedete, il Signore mi ha punito. Cosa vuol dire? Che è un dolore, non che la Madonna la Madonna Immacolata meriti una punizione, ma lei ha voluto, vedete, proprio espiare, cioè caricarsi, proprio anche lei con una sorta di soddisfazione vicaria, caricarsi del debito, della pena, cioè del male che noi ci saremmo dovuti meritare, che ci siamo portati dietro con il peccato. Ecco, il Signore mi ha punito. Cosa vuol dire? Il Signore, io mi sono caricata, da quando ho detto sì, ecco, mi sono lanciata del Signore e io ho dato la mia disponibilità a Gesù, e non solo di essere la sua madre, ma di seguirlo fino al Calvario. E quindi, come il figlio, in un certo senso, è stato punito. Perché è punito? Perché si è caricato della nostra colpa, così anche la Madonna si è caricata assieme al figlio, diciamo, delle nostre colpe. E poi vedremo meglio ancora in che senso. Ancora Lamentazioni 2,13. Con che cosa ti metterò a confronto? E dice, come posso fare, dove trovo un esempio del dolore della Madonna Santa? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? Che cosa eguaglierò a te per consolarti, vergine figlia di Sion? Allora vedete, qui diciamo, cioè, la Madonna Santa rappresenta in un certo senso tutta Gerusalemme. C'è tutta una linea tipologica nell'Antico Testamento per cui la città santa è figura di tutto il popolo di Israele, e Gerusalemme è chiamata stessa, lei stessa, Vergine figlia di Sion. E vedete, quando l'angelo San Gabriele dice alla Madonna Ave Maria, rallegrati Maria, dice un versetto che è riferito a Gerusalemme dei profeti Zaccaria, cioè rallegrati figlia di Sion, cioè la Madonna Santa, noi giustamente la chiamiamo madre della Chiesa, in lei c'è, è membro eminente della Chiesa e nello stesso tempo comprende tutta la Chiesa. E questo non è una cosa che risale, che si fonda nella Sacra Scrittura, dove la Madonna, la Vergine figlia di Sion, è lei stessa tutto un popolo a cui il Signore si rivolge. Allora, a che cosa ti paragonerò, figlio di Gerusalemme? A che cosa ti eguaglierò a te per consolarti, vergine figlia di Sion? Allora, o Maria, tu che racchiudi in te la vera Gerusalemme, che è la Chiesa, a che cosa ti paragonerò? Dove troverò un esempio per capire il tuo dolore? Poiché, quindi domanda retorica, non è possibile, attenzione, poiché è grande come il mare è il tuo dolore, chi potrà guarirti? Allora dice la Bibbia, la traduzione della CEI del 1974, dice: poiché grande come il mare la tua rovina. In realtà, diciamo, la parola ebraica, qui si intende una ferita spirituale, e questo è il vero senso. Infatti dice dopo: chi potrà guarirti? Una rovina non si guarisce. Quindi il termine, cioè rovina, chi potrà, grande come il mare la piaga. E infatti la Vulgata traduce contrizio tua, cioè grande come il mare è la tua rovina. Allora noi sappiamo, diceva Pietro di Sel, diceva: Dio creò una grande quantità di grazia e la chiamò mare, e la chiamò una grande quantità di acqua e la chiamò mare, poi creò una grande quantità di grazia e la chiamò Maria. Perché la Madonna è veramente un mare di grazia, un oceano di grazia, e il suo cuore immacolato, Ave Maria, piena di grazia, vuol dire questo. Ma il Signore ha creato anche un mare di dolore, è grande come il mare la tua contrizione, il tuo dolore, il corredentivo, è grande come il mare,
chi potrà guarirti? Chi potrà guarirti? Noi cerchiamo di essere di quelli che andiamo a cercare di lenire, di guarire questo cuore immacolato, addolorato di Maria, grande come il mare. Dove troverò un esempio per questo dolore? Ecco, vedete, cari fratelli, dunque, allora vedete, è molto di più, diciamo, di una semplice mamma che soffre per la morte di un figlio, che pur essendo è un grande dolore, e molto di più ricadono sulla Madonna, piuttosto che le beffe, diciamo, di qualche passante, cioè, diciamo, come il colpo di lancia, vedete, carissimi fratelli, del soldato romano, del centurione, che ha colpito il cuore adorabile di Cristo, in qualche maniera ha riassunto i peccati di tutta l'umanità, e diciamo, quelle beffe, quegli sberleffi che venivano fatti alla Madonna addolorata non si esaurivano lì, non era qualche stupido, diciamo, dell'epoca che era lì che sghignazzava sulla Madonna, no, quelle beffe che c'erano sicuramente, assieme anche attacchi del demonio, eccetera, con pensieri a cui la Madonna chiaramente non ha mai consentito, tutti i tormenti che la Madonna ha patito in quel momento sono come un riassunto di tutti i peccati della storia, perché a che cosa paragonerò il tuo dolore, che com'è possibile? Non è possibile. La cosa che si avvicina è il mare, come il mare è contrizzo tuo, è il tuo dolore. Chi potrà risanare, chi potrà lenire questa piaga? E allora dobbiamo dire adesso, in questa settimana santa, eccomi Madonna Santa, io ci sono con una vita di penitenza, di riparazione, e come quella dei pastorelli. E vedremo appunto come San Disma è stato il primo di questi consolatori. Allora, vedete, carissimi fratelli, è vero, c'è questo dolore, il Santo Padre dice che la Madonna è una madre, verissimo, è madre della Chiesa, e una madre però, diciamo, che genera i figlioli, e come genera i figlioli? Come genera i figlioli? Partorendoli, e però dopo il peccato originale il parto avviene nel dolore. Infatti sapete che ad Eva viene detto tu partorirai nel dolore, Ora questo parto, diciamo, nel dolore è una cosa che in un certo senso fanno tutti i buoni cristiani quando fanno un'opera espiatrice, un'opera espiatrice per la conversione dei peccatori, in un certo senso sono dolori del parto. E noi sappiamo, San Paolo, lettera ai Galati 4,19, di Sacra Scrittura, dice: figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi. Allora San Paolo cosa dice? Dice: il mio apostolato, e non è soltanto che io vi dico, vi racconto il Vangelo, vi annuncio Gesù Cristo, è il Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, salvezza per chiunque crede, è potenza per chiunque crede, del giudeo prima e del greco poi, è il Vangelo dunamis, e non è solo questo annuncio. Questo annuncio è senz'altro appena l'inizio, la punta di un iceberg, perché tutta l'opera dell'apostolo, perché la gente crede, è un parto nel dolore. E dice ancora San Paolo, Colossesi 1,24, sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Quindi se San Paolo dice, attenzione, che soffre le doglie del parto e che lui è come una madre, quanto più soffrirà la vera madre le doglie del parto? Sapete che c'è una linea patristica che non si può assolutamente, diciamo, ridurre a pio pensiero, ma Maria la nuova Eva è un tema patristico, e addirittura i padri latini hanno fatto tutto un gioco di parole sulla lingua latina, considerando le parole dell'ave, e hanno detto si passa da Eva, vedete le tre lettere del nome Eva sono E-V-A, Facciamo l'anagramma. Eva, quando ha fatto il peccato, cosa è successo? Sono venuti su questo mondo dei guai. I guai in latino si dice ve. Sapete, Breno diceva ve victis ai romani, guai ai vinti, facendovi passare, chinando la gobba. Quindi Eva, ve, e a un certo punto cosa è arrivata? L'ave, stesse l'ave. L'ave Maria
ha controbilanciato la caduta di Eva, la nuova Eva. Il nuovo Adamo, Cristo, ha controbilanciato, espiato il peccato di Adamo. E la Madonna Santa è stata la nuova Eva, non più Eva madre dei viventi, la Eva madre dei viventi che sarebbero dovuti morire, ma madre dei redenti che dopo la morte corporale avrebbero dovuto vivere in eterno. Questa quindi da Eva all'ave, da Eva a Maria, Maria è la nuova Eva. Allora a Eva è stato detto tu partorirai con dolore, ma se sappiamo che Eva è già una figura di Maria, evidentemente c'è un parto nel dolore che deve compiere la Madonna, e questo parto del dolore non è sicuramente il parto virginale di nostro Signore Gesù Cristo, che è stata una nascita santa, in cui non c'è stato né dolore né trauma, una nascita da Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Quindi lui nasce da Dio nell'eternità, nella generazione eterna del Padre, e nasce nel parto virginale dalla Madonna Santa. Allora il parto nel dolore che cos'è? Il parto nostro, di ciascuno di noi. E sapete, vedete, cari fratelli, che una madre, anche di due gemelli, quando genera i figli, vengono partoriti uno alla volta. Quindi la Madonna sotto la croce ci ha partoriti uno alla volta. Uno alla volta. E allora vedete, se San Paolo dice io completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo e della Chiesa, perché la Madonna non può completare anche lei nella sua carne ciò che manca ai patimenti di Cristo? E chi è il soggetto di questo completamento? Allora, San Paolo, un grande santo, in paradiso lo vedremo sicuramente ai primi posti, apostolo delle genti, un grandissimo santo, ma molto di più è santa la Madonna. L'organismo soprannaturale della Madonna è molto più perfetto di quello di qualunque santo, dice il Salmo, le sue fondamenta sono sui monti santi, cioè dove arrivano i santi, la santità di tutti i più grandi santi, lì la Madonna comincia appena a pone le fondamenta. Allora se il soggetto, diciamo, se un santo completa, diciamo, nella sua carne quello che manca ai patimenti di Cristo, quello che manca ai patimenti di Cristo, ecco, quanto più la Madonna completerà in un modo molto più perfetto. E allora, se San Paolo soffre come in un parto, come una donna che partorisce, soffre perché si è formato Cristo in noi, e se completa nella sua carne ciò che manca ai patimenti di Cristo, allora non possiamo dire che San Paolo in qualche maniera è corredentore, che non toglie sicuramente niente a Cristo, ma Gesù Cristo ingloba la fatica e il dolore apostolico e li mette nel calice del suo dolore, e quanto più non farà con la Madonna che stava sotto la croce. E quando è che la Madonna riceve, diciamo, viene chiamata, sapete, donna alle nozze di Cana, e poi dice donna ecco tuo figlio, viene ricostituita madre, e non più madre solo di Gesù, ma madre del discepolo che Gesù amava, cioè madre nostra, madre di tutti noi. Dove viene ricostituita madre? Poteva farlo Gesù prima della passione e fare una sorta di momento conviviale in cui ecco Madonna, madre santa, tu mi hai seguito fino adesso andrò a patire, però io ti faccio madre. No, sotto la croce, sotto la Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrima, stava, permaneva nella fede la madre, lì è lì che è diventata madre. È lì quelle sofferenze che non sono solo le sofferenze di qualcuno che la prende in giro, o le sofferenze solo di una madre che perde il figlio, dolore grandissimo. Io purtroppo ho visto una mamma che piangeva quando un figlio è morto sotto i suoi occhi. Ho avuto modo nel mio ministero di vedere una cosa terribile, ma il dolore della Madonna, il dolore sotto la croce, è stato un dolore che ha trasceso tutti i dolori. Come ha trasceso tutti i dolori l'agonia di Gesù nella notte degli ulivi, è stato un dolore terrificante. Ma anche il dolore della Madonna è stato un dolore redentivo, tutto redentivo, tutto redentivo. Guardate, vedete, voi tutti che passate per la via, ditemi se c'è un dolore simile al mio dolore. E per descrivere questo dolore, dice lo Spirito Santo per mezzo del profeta, a che cosa lo paragonerò? Non c'è un paragone,
Non c'è un paragone, giusto? Si avvicina quella grande quantità di acqua che è il mare. Grande come il mare è la tua contrizione. E allora questo dolore qui, può il Signore dire mamma, mamma mia quanto soffri? Però guarda, stai madre, e questo dolore che è grande come il mare, che tutti i popoli del mondo passano, non hanno mai visto, non possono vedere, però questo dolore io non lo associo alla mia redenzione, io soffro per conto mio, rigorosamente per conto mio. Ditemi, cari fratelli, se è possibile una cosa di questo genere. Come è possibile solo pensare una cosa di questo genere? Che Gesù non abbia dato al valore, al dolore della Madonna, un valore, non l'abbia associato, non l'abbia unito in qualche maniera al dolore della sua passione. E siccome il dolore del Signore è un dolore redentivo, cioè lui si è preso il debito della pena, cioè quello che avremmo dovuto patire noi, lo patisco io, non ho nessuna colpa, prendo solo la pena. La Madonna Santa, dice lo Spirito Santo, è sempre il Signore mi ha punito nel giorno della sua ira ardente. E allora anche la Madonna ha preso questo dolore. Lo Spirito Santo ci dice che è un dolore che fa parte del debito della pena. Oh Maria Vergine Corredentrice, ecco, io non sarò certo tra coloro che ti negano questa prerogativa e la confesserò fino alla morte, naturalmente con l'aiuto della grazia che tu mi impetrerai, perché se non c'è la grazia di Dio che ci previene, che ci accompagna e completa il nostro atto, noi da soli non possiamo fare niente. E che cos'è tu che hai che non hai ricevuto? Se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se fosse tuo? Per cui io non mi vanto come se la confessione della corredenzione fosse una cosa mia, come la corredenzione è un dono, così anche la confessione dei privilegi della Madonna è un grande dono e che io accolgo con timore e tremore e sapendo come è grande la nostra fragilità e come si può venire meno, ahimè, da un momento all'altro. Ecco, allora vedete ancora, il dolore del parto della Vergine Santissima, oltre a essere prefigurati dal monito a Eva, partorirai con dolore, sono anche espressi chiaramente, esplicitamente nell'Apocalisse. Nel cielo apparve poi, Apocalisse 12.1, nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. La Madonna Santa ti incorona 12 stelle, come dice la bella canzone che cantiamo, mettiamo la Madonna. Era incinta e gridava per le doglie, per il travaglio del parto. Allora vedete, era la Madonna incinta che grida per il travaglio del parto e che poi dà alla luce il figlio maschio, è il figlio maschio della Madonna, è Cristo, però sapevo che Cristo è il capo del corpo che è la Chiesa. Quindi era incinta, cioè la Madonna è incinta, sarà incinta di noi sino alla fine, fino al completamento del numero degli eletti, fino all'ultimo eletto. Soffre, e perché soffre per il parto? Se soffre San Paolo, soffre anche la donna. E perché soffre la donna? Cos'è questo parto? Questo parto è l'unione, perché noi siamo stati generati sotto la croce, siamo stati generati col sangue di Cristo. Allora lì la Madonna, quando anche lei una spada trafiggerà l'anima, vedete, associata da Simeone a Gesù Cristo, allora lì quella spada è il dolore del parto, di questo parto spirituale della Madonna Santa. E questo parto è, il cui dolore è compreso nel dolore soddisfatorio del debito della pena. Allora vedete Genesi 3,16, moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli. E allora vedete, moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. E quali sono le gravidanze moltiplicate? Ciascuno di noi, tutti i miliardi di beati che sono in cielo, vivi, turba, magna, quel nemo di numerare poterat. Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. Questo viene detto alla Madonna Santissima.
Ecco, vedete, adesso avrei già voluto parlare adesso di quella persona che consola diciamo, il dolore della Madonna lì in quel momento, ecco, sotto la croce, quando Stabat Mater dolorosa, è che è il buon ladrone che chiede perdono al Signore, però vedo che il tempo ragionevole di una catechesi è già terminato. Allora faremo una prossima registrazione, una prossima catechesi, parleremo in quel momento lì, in quel momento in cui è all'ennesima potenza, è il momento del massimo dolore del cuore immacolato di Maria, vedremo come San Disma attenua, lenisce il dolore della Madonna. Lo vedremo nella prossima catechesi. A Dio piacendo. Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo.